Da qualche tempo a questa parte è invalsa nell'uso comune l'espressione di nuovo ordine mondiale, espressione che deriva dall'inglese New World Order e la quale implica l'idea che vi sia in maniera più o meno gestita, più o meno spontanea, l'instaurazione in atto di un unico ordine planetario che governa il modo della produzione e del pensiero e dell'esistenza degli individui. Ora, dal punto di vista di chi vi sta parlando, il nuovo ordine mondiale, in fondo, non è altro che la globalizzazione, la cosiddetta globalizzazione, in particolare la globalizzazione come mondializzazione capitalistica, quale si sta pienamente realizzando nel mondo post 1989, cioè nel mondo in cui, venuto meno il muro di Berlino e venuta meno con esso l'Unione Sovietica come potenza in grado di tenere a freno il dilagare del capitalismo di marca americana, il capitalismo stesso non incontra più ostacoli nel suo processo di mondializzazione e può farsi in actu esteso quanto il mondo intero. La globalizzazione, cioè, segna, da un certo punto di vista, il compimento della logica di sviluppo del modo della produzione capitalistica già delineato nel lontano 1848 nella sua logica fondamentale da Carlo Marx nel Manifesto del Partito Comunista. Era stato Marx, infatti, con lungimiranza a tratteggiare questa dialettica di sviluppo mondializzante del modo della produzione capitalistica, modo della produzione che, notava Marx, per la prima volta tende a porre in connessione dinamica il mondo intero, creando un mercato globale che unifica l'umanità sia pure nella forma alienata, egoistica, dello scambio e del consumo di merci. Base questa, ad avviso di Marx, per il rovesciamento di questo cattivo universalismo nella forma di quello che potremmo chiamare il buon universalismo, cioè la società senza classi comunistica. Ma al di là delle analisi sviluppate da Carlo Marx, mi preme sottolineare come questa globalizzazione, cioè la mondializzazione di un capitalismo che si fa esteso quanto il mondo intero, corrisponda oggi in larga parte a ciò che viene banalmente definito nuovo ordine mondiale. Che altro è il cosiddetto nuovo ordine mondiale se non il fatto stesso che il capitalismo, il nesso di forza capitalistico, il rapporto classista con annessa alienazione e reificazione delle coscienze tende a saturare il mondo intero facendosi unico modello consentito e imponendo a tutti i popoli del pianeta di essere inclusi all'interno di questo modello che si pretende il solo possibile? Che altro è il cosiddetto New World Order se non la globalizzazione come estensione planetaria della forma merce, id est del mercato capitalistico che impone il nesso di forza capitalistico come unico possibile, imponendo la relazione mercificata con il mondo e con gli altri come sola relazione possibile? Ecco allora che l'espressione apparentemente vuota e sterile di nuovo ordine mondiale può essere forse fecondamente riempita qualora la si integri con le categorie che sono state sviluppate, sia pure in modi differenti, da quella corrente di pensiero che trova in Carlo Marx il proprio capostipite, la quale corrente di pensiero ha appunto decifrato e decriptato la logica di sviluppo della forma di produzione capitalistica, individuandone nella sua logica stessa la tendenza alla mondializzazione, all'imposizione appunto di un unico ordine mondiale. Sul côté ideologico, il nuovo ordine mondiale capitalistico, detto anche globalizzazione, tende a produrre quello che viene chiamato, con un'altra espressione di ampio uso corrente, il pensiero unico mondiale, che è appunto, potremmo dire così, l'elemento del nuovo ordine mondiale tradotto nel cervello degli uomini, cioè trasfigurato in visione ideologica.
il nuovo ordine mondiale, cioè l'estensione del nesso di forza capitalistico e del mercato come del mercato capitalistico come sola realtà possibile per tutti i popoli del mondo, tende anche a produrre, a secernere, potremmo dire, sul piano ideologico, una Weltanschauung, una visione del mondo unificata per il mondo intero e tale da riprodurre subspecie mentis a livello simbolico ideale il nesso di forza capitalistico del nuovo ordine mondiale come unico modo di pensare possibile, con delegittimazione connessa di tutti gli altri modi possibili di pensare, subito demonizzati e liquidati come pericolosi, totalitari, antidemocratici, in realtà semplicemente come non allineati con questo nuovo ordine mondiale che si pretende il solo possibile e che a livello ideologico deve stigmatizzare ogni via alternativa di pensare e di esistere rispetto a questo nuovo ordine mondiale. Nuovo ordine mondiale e pensiero unico mondiale sono dunque le due facce della stessa medaglia, essendo, potremmo dire con la sintassi di Marx, il nuovo ordine mondiale la struttura globalizzata di un capitalismo che ha saturato l'intero pianeta, ed essendo il pensiero unico globale la sovrastruttura ideologica di questo nuovo ordine, cioè appunto l'ideologia globale che, permeando la mente del cittadino globale, cioè dell'atomo consumistico individualizzato, gli nega in partenza la possibilità di pensare ordini alternativi. Cioè appunto si pone, direbbe Marx, come ideologia, essendo l'elemento ideologico ciò che giustifica, santifica e assolve, potremmo dire così, l'ordine esistente naturalizzandolo, presentandolo come qualcosa di dato, di naturale, e dunque tale da dover essere assunto come giusto e buono e intrascendibile. Questa è, potremmo dire, la logica fondamentale, e qui il discorso, mi rendo conto, sarebbe appena cominciato, del nuovo ordine mondiale e di quel suo correlato ideologico essenziale che è il pensiero unico globale. Quel pensiero unico globale che, come dogmi portanti, come principali funzioni espressive, ha appunto la glorificazione della globalizzazione come solo mondo possibile, con annessa demonizzazione della pluralità delle culture, delle lingue e delle tradizioni. Lo stesso pensiero unico globale che ha come propria funzione espressiva di riferimento la demonizzazione di ogni forza politica in grado di resistere al nesso di forza capitalistico. Non solo si determina questa demonizzazione come messa in congedo, come demonizzazione eterna di tutte le forme di comunismo registratesi nel Novecento, ma anche come demonizzazione nel presente di tutte quelle forze, gli stati resistenti, da Cuba al Venezuela, per citarne due dell'odierno presente, 2014, stati resistenti che, a torto o a ragione, in forme che possono non piacere e di più risultare esecrabili, hanno comunque il merito di resistere a questo nuovo ordine mondiale prospettando un multipolarismo, oggi peraltro in fieri e non decifrabile nella sua pluralità magmatica, che appunto tuttavia ha il merito di resistere al monopolarismo del nuovo ordine mondiale che si pretende solo ordine possibile.